Buongiorno a tutti quanti, siamo sul sulla seconda parte della serie di predicazioni che abbiamo iniziato la scorsa settimana e siamo alla ricerca del Tempio di Dio. Siamo alla ricerca del Tempio di Dio perché quello vero in Gerusalemme è stato distrutto nel 70 dopo Cristo, per cui non c'è più. Allora, abbiamo visto piccolissimo ricapitolazione di quello che abbiamo visto la settimana scorsa. Abbiamo visto perché è necessario avere un tempio di Dio. Perché in Esodo 25, 8, Dio ha scritto: essi mi faranno un santuario ed io abiterò qui. È necessario un posto fisico dove incontrare Dio. Ma questo era nell'Antico Testamento. Non c'è più, è distrutto. Dov'è il Tempio di Dio? Adesso, prossimo slide. Prima Corinzi 3,16. Non sapete che siete il Tempio di Dio e lo Spirito abita in voi? Per cui il Tempio fisico, distrutto da Tito nel 70 dopo Cristo, siamo diventati e noi siamo il Tempio dello Spirito. Ogni uomo e ogni donna può essere il Tempio di Dio se la costruzione nasce e si sviluppa su qualche cosa che sia solido, quello che viene chiamato la pietra angolare. Mi dai la prossima? Efesini 2, 20, 21. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Per cui noi siamo diventati il tempio, noi siamo il posto dove incontriamo Dio, Dio si incontra dentro di noi tramite lo Spirito Santo, ma dobbiamo essere costruiti sulla pietra angolare che è Gesù. Allora, diciamo di aver fatto tutte queste cose. Abbiamo edificato il nostro tempio su Gesù e ora che succede adesso? Basta solo aver edificato il tempio? Basta aver edificato il tempio? Abbiamo visto la settimana scorsa che bisogna ascoltare le sue parole, bisogna leggere la sua parola, bisogna mettere in pratica i suoi insegnamenti e frequentare una chiesa locale, come abbiamo detto nell'introduzione questa mattina. Se io ho fatto tutte queste cose bene, il mio tempio è stato edificato, ma sono all'inizio. È come, pensate, quando uno costruisce fa una fabbrica, quando uno ha messo il tetto, non è che conclusa, non è che è finita. Tutto è pronto per essere utilizzato, ma c'è da costruire ancora. Ora tutto è pronto e sarò il tempio di Dio se sono consacrato a Dio. Io devo consacrarmi a Dio perché questo tempio che io ho fatto deve essere consacrato, deve essere un luogo santo, un posto unico e solo dove incontrare Dio. Un tempo, in qualche posto ancora c'è l'usanza di mettere una bandiera, un tricolore sul tetto delle fabbriche dove è stato messo il tetto. Non so se esiste niente del genere in Romania, in Inghilterra, negli Stati Uniti o in Nigeria, ma qua da noi era solamente una bandiera per dire ok, è completato il tetto. Allora, questa perché viene messa? Questa è un'usanza che in origine indicava due cose. La prima è che in quella casa avrebbero abitato gli italiani. Sapete, c'è stato un tempo dove noi eravamo fieri di essere italiani.
migliaia di persone erano morte perché la nostra nazione, che era fatta tutta a pezzettini, che era un posto dove erano passati arabi, germanici, unghi, visigoti, spagnoli, francesi e tutte le altre cose, a un certo punto è stata unificata con le nazioni, di cui eravamo fieri. E le persone hanno cominciato a mettere le bandiere per dire: ok, questo luogo, in questo luogo ci sono italiani, io mi sento italiano. Era una dichiarazione di appartenenza, io appartengo a questa nazione. Il secondo è che, essendo abitata da italiani, quella casa sarebbe stata protetta dallo Stato italiano. Per cui, soprattutto nelle zone di confine, sia al nord che al sud, che erano sempre a rischio di essere conquistati da qualcuno che voleva entrare, c'era il fatto di mettere la bandiera e dire: oh, un attimo, qua noi siamo italiani, per cui se tu mi fai del male, cerchi di entrare, ci sarà lo Stato che mi difende. Al tempo adesso fa un po' tenerezza l'idea, però così. Poi ho scoperto che nelle regioni del sud c'è un'altra usanza, mi dai questa è la bandiera messa sul fabbricato, ma c'è un'altra usanza, questa qua, soprattutto al sud, di mettere una, quella che si chiama frasca, è un ramo tagliato di fresco da un albero. La si metteva, e al sud la si mette ancora molto spesso, per simboleggiare che come una pianta nasce e cresce, la casa era arrivata a compimento e stava germogliando, avrebbe dato i suoi frutti. È un'immagine di crescita e di prosecuzione, per cui non è la fabbrica fatta soltanto lì, ma in cui questa casa porterà frutto, diventerà verdeggiante, darà ombra, darà ospitalità. È una cosa positiva. Entrambi questi riti, a dire la verità un po' pagani, servivano a, in una certa maniera, dedicare, a consacrare il luogo dove avrebbero abitato le persone, ad affermare la funzione della bandiera sia come protezione o la frasca come crescita all'interno della bandiera. Erano infatti questi luoghi fatti sul luogo, in pratica veniva messa sulla casa, ma non era la casa, non traeva qualche bene da questi simboli. Il simbolo veniva messo per le persone che avrebbero abitato, per cui la crescita era riferita alle persone che stavano là dentro, la fierezza di essere italiani e la protezione da parte dello Stato erano per le persone che avrebbero vissuto. Allora, sapete, anche nei templi di Dio c'era qualche cosa di simile. Vieni alla prossima. Nell'Antico Testamento esisteva un rito per consacrare le persone che avrebbero servito all'interno del tempio, per cui li rendevano sacri. Questo è in Esodo 29, al versetto 21, è la cerimonia per la consacrazione delle persone che avrebbero servito. E dice così: prenderai il sangue che è sull'altare dell'olio dell'unzione e ne spusterai su Aaron e sui suoi paramenti, sui suoi figli e sui paramenti dei suoi figli e con lui. Così saranno consacrati lui e i suoi parenti e insieme a lui i suoi figli e i loro paramenti. E ora? E adesso come posso consacrarmi a Dio? Quale bandiera devo mettere o quale frasca devo issare sul mio tempio, sul tempio di Dio? Ci sono tre azioni che devo fare per fare questo. Prima è: devo innalzare la bandiera di Gesù. Allora, che devo fare? Devo continuare a spruzzarmi col sangue? Vado a casa, scarto un polvo e comincio a spruzzarmi? Oppure prendo la bottiglia dell'olio e me la metto tutta quanta addosso? Assolutamente no. Leggiamo quello che dice Ebrei 10, dal versetto 19 al versetto 20.
Così, fratelli, ora abbiamo piena libertà di entrare nella presenza di Dio per mezzo del sangue di Gesù, una via nuova e vivente che il Signore ha aperto per noi attraverso la cortina, cioè il suo sangue. Eccola la bandiera, eccola la grazia, eccola quello che ha sostituito una volta e per tutte il rito di dover essere intriso di sangue e bagnato con l'olio per venire alla presenza di Dio. È il sangue di Gesù. Gesù è stato un sacrificio necessario. Il versetto dice che è lui che ha squarciato la cortina, quella che separava l'uomo da Dio. È lui che ha detto sulla croce Epotheleo, che significa è tutto compiuto, ma che significa anche ho pagato tutto quanto e la somma è stata data, non c'è più niente da pagare. La bandiera che mettevamo sulla casa o la frasca significava che avrebbero abitato degli italiani all'interno della casa e che avrebbero obbedito alle leggi dello Stato italiano e che di conseguenza tramite quell'obbedienza lo Stato italiano avrebbe protetto le persone. La bandiera di Gesù, il sangue di Gesù, significa che in quel tempio abiterà lui. E se il tempio sono io, questo significa che se io espongo la bandiera di Gesù nella mia vita, sul mio tempio, Dio abiterà dentro di me come Spirito Santo, in forma di Spirito Santo. Questo significa che obbedirò alle sue leggi, obbedirò ai suoi comandamenti e che io sarò protetto, io sarò protetta da lui e che Dio sarà insieme a me. Isaia, Dio dice questo ad Isaia, Isaia 43:1-3: non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, tu sei mia. Personalizzatela questa frase: non temere perché io ti ho riscattato, io ti ho chiamato per dono, per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sono con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ora, vi siete mai chiesti perché esistono le bandiere? A che cosa serve la bandiera? Sto pezzettino di stoffa con un po' di colori. Che utilità ha una bandiera? C'è qualcuno che lo sa? Matteo è sparito perché sennò forse lui lo sapeva. Allora, tanto tempo fa, quando gli uomini facevano le guerre a piedi, per cui in pratica le armi per uccidere a distanza erano soltanto frecce, lance e sassi. Che cosa succedeva? Che c'erano due eserciti che si incontravano e cominciavano a tirarsi frecce, lance e sassi. Dopo un po' erano finite tutto quanto. Per cui la battaglia continuava a ammazzare in male parole. Per cui in pratica si incontravano e cominciavano a insultarsi e a darsi ammazzamenti. Ora sapete, quando tu stai lì nel trambusto che si crea, stai per terra, non sai più bene da che parte stai e potrebbe essere capitato che cominciavi a tirare ammazzate e male parole contro quelli del tuo esercito. Allora cosa succedeva? Che dalla parte dell'esercito c'era una bandiera bella, grande, che sventolava di colori intensi che si vedevano, così che tu quando devi alzare i tuoi padri, quelli sono i miei, il nemico è da quella parte. Allora, per cui in pratica sapevi con un'occhiata da che parte stai. Ma la bandiera non bastava possederla. Se avessero avuto una bandiera e l'avessero tenuta dentro una borsa, non avrebbe avuto nessuna utilità. Era ed è il simbolo che significa io sono da questa parte. Io sono da questa parte. Allo stesso modo la bandiera di Gesù
Non basta averla dentro di me. Non basta che io ho dentro di me la bandiera di Gesù. Se io tengo la bandiera di Gesù in un sacchetto, in una borsa dentro la mia anima, dentro di me, non dà nessuna utilità. Le persone devono vedere, le persone devono vedere, sventolare sul tetto del mio tempio la bandiera di Gesù. La gente deve capire da che parte sto io. Io sono da questa parte, io sono di Gesù, io combatto assieme a Gesù. È Gesù che dice: appartiene a Gesù il tempio della mia vita. Ma la bandiera di Gesù deve sventolare sulla mia vita, non posso tenerla da una parte. Se metto un tricolore, la bandiera italiana, sul tetto, significa, sto affermando che per me l'essere italiano ha un valore. E io voglio che si veda a distanza. Voglio che le persone quando si girano dicano: ah, ecco, lì dentro c'è un italiano. Se metto Cristo come bandiera, e se si vede da lontano, sto affermando che io voglio essere di Cristo. E le persone devono vedere che quando passo io la mia bandiera di Cristo sventola sul mio tempio, devono dire: ecco, lì vive Cristo, lì c'è Cristo. Seconda azione per essere consacrato. O consacrato. Devo essere differente dal mondo. Allora, casa vostra è uguale a San Pietro? Is your house the same as St. Peter's in Rome? Nessuno ha mai pensato di costruire la propria casa sulla forma della moschea di Gerusalemme? Cioè, quella, quando inquadrano Gerusalemme c'è sempre la schierata delle moschee con questa enorme moschea dorata al centro. Dice: ah, voglio fare la mia casa a forma di moschea. Oppure avete pensato di dire: ok, voglio progettare il mio negozio, e lo farò come la sinagoga di Roma. Cioè, avete presente a Roma una bellissima sinagoga? No, no, no. La sinagoga, il tempio e la moschea a Gerusalemme o San Pietro sono differenti, si vedono da lontano, non hanno la stessa struttura. Se io sono il tempio di Dio, non posso essere confuso con tutto quanto il resto. Voglio, devo far sì che le persone vedano da distante che io sono differente. Devono vedere da distante che io sono il tempio di Dio e non confuso con tutte le altre case che stanno dentro. Vediamo la prossima. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 15. Siate santi invece in tutto ciò che fate, proprio come santo il Signore che vi ha chiamati. E vi rammento per l'ennesima volta che essere santi non significa andare in giro con un disco dorato che levita sopra la propria testa e che si illumina di notte, ma significa distinto, differente, separato. Allora tu potresti dirmi: ok Marco, devo essere distinto, differente, separato, okay, tu mi stai suggerendo di diventare monaco, di andare in un monastero, perché se devo essere distinto, differente, separato, è quella la strada. Assolutamente no. Prima Corinzi 5 e 9, Paolo dice: infatti non potete vivere in questo mondo senza venire a contatto con gente del genere. Stava parlando delle persone cattive, non sante. Paolo dice: chiaro che se voi vivete in questo mondo non potete separarvi dal mondo, ma io voglio che voi siate separati, che voi siate santi, che voi siate differenti. Significa che tutto ciò che faccio, e quando dico tutto specificatamente pensando a tutto, non soltanto a quello che faccio qua in chiesa, che faccio nella mia vita spirituale, ma tutto, l'attività che ho da quando mi sveglio a quando vado a dormire. Non posso controllare i sogni, perché sennò ci sarebbero anche quelli da controllare.
da comprendere. Ma poi i sogni sono anche originati da quello che ho fatto durante la giornata, ma questo è un discorso differente. Per cui tutto quello che faccio, da quando mi alzo a quando vado a dormire, deve essere controllato. Devo fare in modo che si veda che io sono differente, separato, distinto da tutto quanto. Paolo dice chiaramente in Efesini 5, versetto 8. Infatti, anche se una volta eravate nel buio, ora siete pieni della luce del Signore, il vostro comportamento lo deve dimostrare. Allora, io ho sempre immaginato questo versetto come uno spot pubblicitario, dove prima c'è un'immagine buia, tutto buio, e poi zot, si accende uno spot che inquadra il protagonista. Per cui diceva, Paolo sta dicendo proprio questo, quando eravate, non eravate credenti, quando eravate nel buio, nessuno vi vedeva, nessuno vi vedeva, ma adesso che siete pieni di luce, a questo punto tutti vi vedono, e si deve vedere la differenza, perché? Perché avete una luce su di voi, che voi emanerete luce, avrete uno spot su di voi e tutti guarderanno a voi e si deve vedere la differenza. Terza azione che posso fare, che devo fare per essere consacrato o può essere consacrata, devo testimoniare Gesù. Ora, se qualcuno chiedesse al padrone di casa il motivo del perché ha messo la bandiera sul tetto o che ha messo la frasca, ramo tagliato, saprebbe rispondere? Probabilmente no, perché fino a prima di scrivere questo messaggio io mica la sapevo il motivo. Sono dovuto andare a fare una bella googolata, vedere varie fonti, confrontarle, e quella che era più attendibile, quando ho visto che una ventina di fonti autorevoli dicevano la stessa cosa, io ho è quello il motivo. Sapete, qualche volta succede anche a noi la stessa cosa. Come allora, abbiamo messo Cristo nel nostro corpo, abbiamo edificato il nostro tempio sulla pietra angolare di Gesù. Facciamo sì che si veda da lontano. Siamo santi, distinti, differenti, separati. Ma poi non sappiamo spiegare perché lo facciamo. Se uno venisse a dirmi, tu sei il tempio di Dio, ma perché lo fai? Qual è il fine dell'essere credente? Qual è il fine del perché credi in Gesù? Perché vuoi essere il tempio di Dio? Vuoi essere così il tempio di Dio per ottenere il paradiso? Quello già ce l'hai. Se hai venuto. Ricordati che sei salvato, sei salvata, non per opere ma per grazia. Tu puoi fare per grazia e per la fede che hai. Tu puoi fare tutte le opere che vuoi, le più belle opere, ma tanto non arriverai mai al paradiso, se non attraverso la grazia di Gesù, attraverso quel sangue che lava. Oppure vuoi essere il tempio di Dio per rendere il mondo un posto migliore? Ottimo, okay. Rendere il posto migliore, fare beneficenza, fare volontariato, aiutare i poveri. Sì, ma quello ci sono migliaia di società al mondo che lo fanno, perseguono la stessa cosa, ma non solo il tempio di Dio. Oppure perché Gesù ti dice che devi amare gli altri. Giusto, ma anche Gandhi lo diceva. Vi voglio fare un esempio con un lobo. Questo lo conosciamo, vero? È il logo di Compassion. Sappiamo quello che fanno, no? Salvano i bambini dalla povertà, educano i bambini, danno istruzione, li nutrono fisicamente, spiritualmente.
physical health. Ah, ci sono, mica, ma non è che è l'unica organizzazione internazionale che fa questo. Like ci sono tante altre. There are many others. Mi viene in mente Save the Children, hanno un'opera grandissima. Oxfam, anche se poi Oxfam ci ha avuto dei problemi grossi. Lasciamo perdere. No, Oxfam si occupa delle stesse cose. C'è un'altra associazione portata avanti da un attore italiano che è Giorgio Covatta, che si chiama AMREF, aiuta i paesi poveri nel sud. Fanno le stesse cose. Ma nel logo di Compassion hanno voluto mettere una specifica di pregare i bambini della povertà. Punto, potrebbe aver detto. È quello che facciamo. Ma hanno aggiunto nel nome di Gesù la bandiera. La sua bandiera. Rendono il mondo migliore le varie Oxfam, Save the Children, altre. Certamente sì. Amano gli altri? Certamente sì. Ma soltanto Compassion ha voluto sottolineare che tutto quello che io faccio va per la gloria di Gesù. Io non lo faccio per me. Alla fine non lo faccio nemmeno per i bambini, perché i bambini non sono il fine, è il mezzo della gloria di Gesù. L'aiutare il bambino a crescere è il mezzo tramite cui la gloria di Gesù si afferma e viene vista la bandiera del Messia. Gesù stesso lo ha affermato. Matteo 5, versetti 14, da 14 a 16. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. E non si accende una lampada per metterla sopra un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichi il Padre vostro che è nei cieli. La bandiera che sventola sul tempio. Il mio tempio che si vede da lontano. Tutti quanti che vedono che è differente dal resto del mondo. Tutto questo ha come fine la gloria di Dio. Affinché glorifichi il Padre vostro. Tutto inizia con la gloria di Dio. La creazione è la gloria di Dio e tutto termina con la gloria di Dio, che è l'affermazione della gloria di Dio sulla terra. Inizia con la gloria, la storia di tutto quanto il mondo inizia con la gloria di Dio che è la creazione e finirà con la gloria di Dio che è la seconda natura. E nel frattempo la gloria di Dio si deve vedere. E chi è che fa vedere la gloria di Dio? Sei tu. È la bandiera sul tuo tempio che fa vedere la gloria di Dio. In conclusione, c'è una bandiera che sventola sul tuo tempio. C'è la bandiera di Gesù. Sappi che per essere il tempio di Dio non basta tenerla ripiegata in un angolo del tuo cuore. Non c'è per essere utile, per essere realmente il tempio edificato sulla pietra angolare che è Gesù, devi esporla, devi renderla visibile, devi rendere la tua vita un tempio consacrato che nessuno può scambiare con nessun altro. E il cui fine non è la gloria tua, il tuo agio, ma è la gloria di Dio. Andiamoci a pregare. Grazie Signore di aver scelto di abitare dentro le persone che credono in te. Grazie di questo miracolo stupendo di aver reso ciascun credente un tempio ambulante, un tempio che si deve vedere. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito durante questa predicazione, prega siano queste cose nel tuo cuore.
Sì, Signore Gesù, io voglio mettere la tua bandiera sul mio tempio. Voglio che tutti quanti vedano da distante che io sono di te, che sono della tua parte. Che io sono il, che sono il tuo tempio, il tuo Spirito Santo vive in me. Voglio che vedano che sono differente da tutti gli altri. E tramite la curiosità possono essere attirati a chiedermi. Ed io sarò pronto, sarò pronta a testimoniare di te. Perché io voglio portare la tua gloria in mezzo al mondo. E voglio che tutto ciò che faccio da ora in avanti dimostri la tua gloria. Nel tuo nome te lo prego, Signore Gesù. Amen.